15 sotto zero a Stoccolma, inverno mite dicono lassù. Comunque i bimbi è bene tenerli al calduccio, mentre le mammine affrontano una pista di ghiaccio controllate da delegati dell'Associazione per la Sicurezza del Traffico. Ecco un magnifico esempio di guida laterale circolatoria, ma c'è chi riscatta il buon nome delle donne al volante. Magnifica questa curva, e non equivochiamo sulla conclusione, lei aveva soltanto fretta di tornare a casa. L'esperimento è stato definito nel suo complesso soddisfacente. Popolo ottimista lo svedese. Ottimista anche Rosanna Schiaffino per l'ardua prova che sta sostenendo, l'esame di scuola guida. Superati i segnali stradali affronta il volante. Dopo tre inutili tentativi con un urlo straziante l'auto parte. Magnifica per prontezza di riflessi e colpo d'occhio, eccola imboccare decisa una direzione vietata. Un esame veramente brillante. Meritata la patente. Non è servita l'antica patente e la maestria della guida a Mike Buongiorno, sfidato dal marciatore Abdon Pamic su un percorso cittadino. Mike in auto e Pamic a piedi. Chi avrebbe vinto? Match nullo perché non disputato. L'enorme folla raccoltasi nella milanese piazza Cordusio ha mandato tutto a monte. Semidistrutta dall'entusiasmo popolare, l'auto di Mike Buongiorno. Buongiorno, Mr. Dawson. Mi serve subito un bravo tuttofare dalle 14 alle 18. Per richieste di tale natura squilla in continuazione il telefono londinese del signor Walter Dawson. Egli ha messo su un'organizzazione che fornisce distinti signori abili in faccende domestiche. Data la crisi di donne di servizio, l'iniziativa sta avendo un enorme successo. Mentre la signora distende i nervi in riposanti letture, il bravo angelo del focolare rassetta i letti, spolvera, sfaccenda. La prestazione è piuttosto cara, 2000 lire per una mattinata o un pomeriggio. Ciò nonostante, questi volenterosi signori non hanno un minuto libero. Solo a tarda sera tornano a casa appena in tempo per lavare i piatti. Le care mogliettine hanno anche loro il diritto di riposarsi.